11:28 minuti in questo istante di oggi mercoledì 24 luglio, benvenuti a una nuova puntata di Good Morning Milano, sempre qui in diretta su Milano All News. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Quest'oggi parliamo di una storica, poco fa, sono 25 anni che esiste, istituzione, potremmo chiamarla a tutti gli effetti, anche perché insomma ormai è una fondazione, quindi a tutti gli effetti è un'istituzione milanese, perché è una importante componente della nostra città. Stiamo parlando della Rete Civica di Milano e abbiamo qui con noi Oliverio Gentile, buongiorno della Fondazione RCM Rete Civica di Milano, uno di quelli che si può dire 25 anni fa la vista c'era. Io c'ero. Hashtag io c'ero. Però insomma dobbiamo subito dirlo, spieghiamo bene che cos'è la Rete Civica di Milano, che ormai si è evoluta. Ormai si è evoluta. Allora, molto velocemente, Rete Civica di Milano nasce come iniziativa del Laboratorio di Informatica Civica del Dipartimento di Scienze dell'Informazione dell'Università degli Studi di Milano nel settembre 94, il 22 settembre 1994, quando la rete era per pochi. Nasce questa iniziativa universitaria per mettere a disposizione dei milanesi un ambiente efficace e facile da usare per far dialogare tra loro i cittadini e le varie componenti della città. E quindi è rimasta un'iniziativa di un laboratorio universitario poi fino al 1998, quando è appunto stata fondata per gestire la rete civica la Fondazione RCM, Rete Civica di Milano, per dare appunto una identità giuridica e quindi per facilitare la gestione del tutto. Rete Civica di Milano, appunto, una istituzione di 25 anni fa, insomma, nasceva tutto, si è evoluta nel tempo, ma l'idea iniziale però rimane sempre quella, l'idea, no? Ecco, sì. Cioè, qual è l'idea alla base della Rete Civica di Milano? L'idea alla base della Rete Civica di Milano, da sempre, lo slogan iniziale era "la rete siete voi", e da sempre far essere il cittadino protagonista della partecipazione cittadina, quindi dargli modo di fare le sue proposte, di segnalare eventualmente le cose che non vanno e di farlo dialogare con chi poi ha l'onere e l'onore di doverle risolvere le questioni cittadine. Infatti, in quest'ottica diciamo che il nuovo portale, no, partecipami.it è proprio perfetto, già dal titolo, già dal titolo si capisce subito, no? Partecipare proprio alla vita e alla gestione, infatti, perché non è solo un discutere, diciamo, lasciare lì, non è una discussione fine a se stessa, ma una discussione finalizzata a raggiungere un minimo di risultati, gli obiettivi. La cosa interessante è che nel tempo non sono solo cittadini comuni a essere presenti sulla vostra rete, ma anche appunto alcuni dei nostri amministratori. Faccio un piccolo passo indietro, appunto nel 2006 avevamo creato l'iniziativa comunale Milano 2006 per far dialogare in campagna elettorale, quando appunto sono tutti molto più attenti, i cittadini con i candidati alle elezioni. E quindi li abbiamo fatto discutere in campagna elettorale, poi cosa più unica che rara, alcuni degli eletti hanno continuato a dialogare, quindi da lì l'idea da gennaio 2007 di lanciare Partecipami per dare continuità a quell'iniziativa e quindi non far cadere nel vuoto questo piccolo miracolo che si era verificato con gli eletti che continuavano a dialogare con chi li aveva eletti. E molti appunto sono rimasti appunto sulla piattaforma, anche dei nuovi eletti si sono poi aggiunti in questi anni. La cosa interessante, vi dicevi prima, è che si arriva poi sempre comunque alla dimensione di municipio, c'è poco da fare, da sempre. Sempre lì, no? Da sempre le sezioni più attive, su Partecipami c'è una sezione per ognuno dei municipi, è iniziato con le vecchie zone, adesso sono i municipi. E da sempre appunto i cittadini più vicini alle problematiche che c'erano da sollevare le sollevavano ed eventualmente fornivano delle proposte per risolvere gli eventuali problemi. E abbiamo oggi degli assessori di municipio, dei consiglieri di municipio che comunque ci stanno a non far cadere nel vuoto le stanze cittadine, che quindi portano le questioni nelle sedi competenti per dare poi eventuale soluzione. Perché è questo, no, Oliverio? Cioè, l'idea è, va bene la discussione, va bene anche lamentarsi magari un attimino, però sempre poi, civilmente, prossimo step è, cioè, troviamo delle soluzioni e cerchiamo di portarle poi nelle stanze in cui si decide. E questo avviene. In municipio, adesso siamo nella sede qui. Siamo in municipio 7. Ho un bel esempio di assessore molto attivo, l'assessore al territorio Tiziana Vecchio, ma è attivo anche il presidente di municipio, il presidente Bestetti,
che comunque la Tiziana in particolare, ormai la chiamo per nome perché ci comunichiamo quotidianamente. Però. Lei è una degli assessori. No, ma com'è che si chiamano quelli che sono su Partecipami? Com'è che li chiami? Partecipamini. È una infatti. Partecipamina assessora. che quindi prende in mano le stanze cittadini e le porta nelle sedi opportune. Mi viene anche da dire che un po' gli semplificate comunque il lavoro, no? Noi gli semplifichiamo sicuramente adesso, il lavoro, no, perché insomma, comunque gli diamo un ambiente tra virgolette selezionato di cittadini che hanno imparato a dialogare in maniera collaborativa con chi di competenza. È importante questa cosa, però sì. Perché la stai dando un po' come per scontata, perché forse magari appunto tu ormai sei abituato a quel tipo di gente, sì. Ma noi che magari invece arriviamo da quest'altra parte dei social network, dei gruppi cittadini, dei vari sei di quartiere sei di paese sappiamo che insomma non sempre le tanto discussioni sono molto è. Civili sì. O che poi portino a qualcosa soprattutto. Esatto. Su Partecipa abbiamo uno strumento che è chiamato di discussione informata innanzitutto, che ha la particolarità di avere un materiale informativo associato alla discussione che viene foraggiato in automatico dagli allegati che i vari partecipanti alla discussione allegano ai vari commenti, quindi in automatico questo materiale viene organizzato sulla destra, diciamo, in una sezione della discussione, e quindi si invitano i cittadini a partecipare una volta che si sono informati alle varie questioni, quindi non discussioni fini a se stesse, magari che durano come nei sui social network 24-48 ore canoniche e poi finiscono al dimenticatoio, lì è tutto, rimane a verbale col proprio materiale informativo e si capisce se il politico che entra nella mischia per raccogliere le istanze dei cittadini porta fino in fondo quella partecipazione, fino a soluzione, quindi non ha modo, diciamo, il politico coraggioso che lo fa, non ha modo di scappare. Insomma, gli semplificate il lavoro a un certo punto, dall'altro punto il politico, facciamo quindi complimenti a chi c'è, ai vari assessori. Il politico che lo fa è una bella sfida, perché insomma sfida. A quel punto rete canta, non più carta canta, ma insomma. E non è come sui social che appunto tutto scivola via. Posso promettere. Abbiamo visto in questione con i vari tweet strani che sono girati dai nostri vari viceministri, vicepresidenti del Consiglio, ad esempio. Dicevi appunto tante le stanze portate, alcune discussioni aperte anche da tanti anni, perché non sempre la soluzione è dietro l'angolo. È dietro l'angolo. Volte magari che non è semplice, altre volte invece le soluzioni sono arrivate. Diciamo anche da illustri utenti, partecipanti, no? C'è stato un caso nel municipio 6 che mi piace ricordare, perché è intervenuto addirittura l'allora presidente di MM Corritore. Cioè il presidente di MM è entrato nel vivo della discussione e ha portato a soluzione un problema, c'era un pezzo di via che si allagava ad ogni pioggia. E allora i cittadini che avevano notato questa cosa hanno detto ci sarà qualcosa che non va, o hanno fatto qualcosa che non va durante i lavori per ristrutturare quella strada. Questa discussione è durata qualche tempo, si è interessato appunto Corritore in persona e alla fine hanno scavato, hanno controllato, effettivamente c'era stato un lavoro fatto un po' male da una delle ditte coinvolte, quindi hanno risolto e da lì poi è arrivata la soddisfazione dei cittadini e lì online è rimasto tutto lo storico della cosa. Infatti interessante questa storia è vedere anche gli attori che sono in campo, perché abbiamo una parte appunto i cittadini che vedono e dicono qui c'è qualcosa che non va, guardate che molto probabilmente potrebbe essere questo visto che c'è stata questa ristrutturazione qualche mese fa, esatto, insomma, quindi già anche la i cittadini che sono i maggiori esperti che sono lì che tutti i giorni passano da quella via, dicevo perché fino prima non succedeva e adesso è successo, avessimo ascoltato i cittadini in altre situazioni. AMSA, so che inizialmente è stata AMSA la prima a dover rispondere a questa cosa, poi AMSA. È arrivata in me, fino al presidente che e poi alla fine il messaggio di ringraziamento finale del cittadino che ha sollevato la questione, soddisfatto appunto di questo è il miglior spot pubblicitario che si possa fare a Partecipami. Sicuramente. Perché parlo di pubblicità a Partecipami? Perché Partecipami ha bisogno comunque di sostegno, sicuramente ha bisogno di sostegno, ormai dal 2014 non riceve un solo euro di finanziamento pubblico, quindi sopravvive, vive soltanto grazie ai cittadini che ci credono e che ci mettono anche dei soldi, oltre alla propria partecipazione e alla propria passione. Quest'anno è un anno particolare quest'anno per metterci soldi, è un anno particolare appunto perché è l'anno dei 25 anni della prima rete civica di Milano. Per questa occasione vi racconto come è andata appunto la storia, stiamo vedendo la torta.
Un partecipa mino mi ha regalato una matita particolare, una matita molto speciale, poi potrete approfondire la storia delle matite, c'è una sezione apposta dei luoghi del cuore di Partecipa, tra i quali c'è appunto un'antica cartoleria storica, Bonvini, Fratelli Bonvini, 1909, che ha festeggiato i 110 anni quest'anno, che ha creato un set speciale di queste matite appunto per i 25 anni di Rete Civica, con la custodia che riporta la torta fatta con le mie manine con questa matita regalatami da Roberto Re, il partecipamino molto attivo. E ad ogni 1000 euro di raccolta, di obiettivo di raccolta fondi raggiunto, si spegne una candelina. Quindi al momento ne abbiamo, siamo un po' in ritardo rispetto all'obiettivo, ne abbiamo spente 7, siamo lì a un terzo dello spegnimento dell'ottava, quindi datevi da fare e fate in modo che questa esperienza continui per i prossimi 25 anni, magari con i giusti aggiustamenti e le giuste... Beh, la cosa interessante è quella, nel senso che i 25 anni avete veramente aggiustato. Tante volte, sì. Comunque avete cambiato le piattaforme, avete cambiato la grafica, avete cambiato il sistema, però di base la cosa interessante l'idea non è cambiata. Rimane, no? L'idea rimane. E rimane anche nonostante i social network, nonostante tutto quello che succede intorno, nonostante anche, diciamolo, la gente che ormai ci crede anche poco a questa politica, ci crede anche poco nel poter partecipare. E appunto, è un ambito appunto per convincere la gente che se ci si mette l'anima, ci si crede e si usano i giusti ambienti per farlo, ancora è possibile collaborare, partecipare appunto e riscoprire una politica con la P maiuscola che sembra un po' lontana. Il vostro, diciamo, competitor appunto sono i social network, però so che insomma, tra virgolette, è però, bene e il male, è bene solo, e il male, no? Perché senza i social network io non avrei avuto strumenti per promuovere Partecipami e quindi per consentire a andare sui social network a selezionare tra virgolette sempre i cittadini che avevano voglia di fare qualcosa in più di un semplice mi piace o di una condivisione. Vabbè, a dire che insomma invece di esserci una, appunto tu dici selezione, non c'è una selezione all'ingresso, no. c'è un'autoselezione proprio, a chi no? ha voglia di fare appunto qualcosa in più. Noi chiediamo la partecipazione con proprio nome e cognome, quindi individuale, e auspichiamo anche con la propria faccia, perché ci puoi mettere la faccina come su Facebook. È importante appunto, diciamo, questa cosa del proprio metterci, cioè, in realtà cosa della faccia è interessante, perché, appunto, a parte la fotina, no, ma è nome e cognome, cioè mi spiace per Pallino 86 che non potrà mettersi con quel suo nickname, ma è volutamente così, è volutamente, no? Così, perché ognuno deve prendersi le proprie responsabilità, che sia cittadino o amministratore locale, è bene intervenire sempre sulle questioni di interesse pubblico mettendoci appunto la faccia. Cosa manca a Partecipami al momento? A Partecipami al momento manca una maggiore partecipazione di chi amministra. Sicuramente è auspicabile che sempre più amministratori partecipino e sfruttino questa occasione appunto per ricostruire un rapporto con i cittadini e ricostruirlo in un ambito super partes. È importante questo, perché è nato in università ma è da sempre stata apartitica e appunto super partes. E non è facile mettere assieme cittadini a 360 gradi, amministratori locali a 360 gradi e farli dialogare in maniera appunto civile e costruttiva. Come funziona appunto? Ci sono dei moderatori, non ci sono, viene automoderata? Com'è? Contrariamente alla prima rete civica, in cui eravamo arrivati a circa 400 moderatori volontari che gestivano gli oltre 400 forum tematici, qui il moderatore unico, gioie e dolori, sono io. Vabbè, non c'è un grandissimo traffico, quindi me lo consente di essere da solo. È vero anche che non stacco mai, neanche quando vado in ferie, spero tra poco. Cavolo. Perché comunque non ho un sostituto, la community... Ecco, chi sono? Chi sono questi partecipamini? Chi è che partecipa alla community? E da cosa sono spinti, secondo te? Ormai li conoscerai praticamente quasi tutti. Sì. Avranno un'età media di 40-50 anni. Giovanissimi purtroppo ce ne sono pochi, ma questo siamo. Sono spinti appunto dalla voglia di partecipare in maniera costruttiva appunto alla gestione cittadina. Ho avuto anche degli ottantenni. Però
Allora, già questo fa capire come è semplice per usarlo. Sì, sì, è abbastanza semplice da usare. Di grandi conoscenze informatiche. Fruibile anche su smartphone, perché è responsive, la piattaforma è responsive. Quali sono i risultati che ti hanno più colpito in questi anni? Ma sicuramente la collaborazione con AMSA mi ha dato grandi soddisfazioni in passato. C'era la Silvia Intra, purtroppo scomparsa ormai 3 anni fa circa, che era una persona straordinaria, che aveva capito il valore di gestire in pubblico l'interazione con i cittadini in un ambiente pubblico e civico e civile. E questa cosa i cittadini l'hanno avvertita, la sentivano, la vicinanza e la passione con cui questa donna gestiva appunto il rapporto con i cittadini. E quando è venuta a mancare, ho dato una notizia su Partecipami, c'è una discussione dedicata alla sua scomparsa, e basta lei scorrere quella discussione, che è linkata nella sezione Partecipa Ambiente dedicata ad AMSA, in cima alla sezione potete trovare il link in ricordo di Silvia Intra, e lì potrete andare a leggere quanto avevano apprezzato e quindi quanto vorrebbe dire per un'azienda pubblica comunque seguire l'esempio di AMSA con le persone giuste nel posto giusto, per far vedere con mano quante soddisfazioni può dare un'interazione civica online, pubblica. È molto interessante davvero come azzerate le distanze davvero tra il cittadino e le istituzioni e gli enti che amministrano o gestiscono questa città. Sicuramente, vabbè, la rete di fatto le ha iniziato ad azzerarle da quando. Però insomma, un conto azzerarle da una parte per mandarle a quel paese. Un conto azzerarle appunto per collaborare. Un altro azzerarle per invece collaborare e capirle, sì, soprattutto, capire le dinamiche, capire che a volte anche semplicemente per muovere magari un panettone. Sì, sì, un panettone, devi attivare 300 procedure, infatti, e quindi, poi magari passano 2 mesi. Infatti. Quindi anche per capire, dialogando, come funziona purtroppo la macchina comunale, per capire appunto i tempi tecnici. E per vedere anche magari puoi capire appunto certi tempi tecnici sono anche assurdi, magari riuscire anche a proporre delle nuove regole che cambino un po' questo giro del fuoco ogni tanto. Esatto. Cioè, buon futuro sicuramente a Partecipami, mi sembra che sia sull'ottima strada, continua a esserlo, diciamo sempre di più comunque gli utenti. Adesso al momento quanti? Al momento abbiamo più di 6600 iscritti, che possono sembrare pochi all'occhio poco, però, attento, diciamo, se si confonda con i famosi like, va bene, okay. Però se si considera che sono 6600 cittadini, se, tra virgolette, un po' selezionati, che hanno voglia di fare qualcosina in più di un like e di proporre, più che altro, più che oltre che sollevare le questioni, di proporre soluzioni, non sono pochi. Allora, su Partecipami abbiamo diverse sezioni, c'è un forum permanente sulla città per le tematiche generali, una sezione appunto per ogni municipio, una sezione dedicata all'ambiente gestito in collaborazione con AMSA, e una sezione in cui i cittadini possono segnalare gli eventi cittadini, quindi gli eventi dell'associazione, qualsiasi tipo di evento. Ognuna di queste segnalazioni, quindi nuove discussioni piuttosto che eventi, piuttosto che notizie un po' significative, vengono rilanciate sui canali social Partecipamini, quindi di fatto non c'è una redazione che seleziona i rilanci da fare, ma sono i cittadini che lo decidono con la propria partecipazione. Vabbè, la pagina, cioè, automaticamente diciamo i più partecipati vengono riproposti su, i più partecipati, cioè, le ultime discussioni avviate, le discussioni avviate vengono rilanciate. Inoltre sulla homepage del portale c'è l'insieme delle 30 discussioni che hanno ricevuto i commenti più recenti, e quindi di fatto cosa bolle in pentola nella pentola cittadina viene di fatto automaticamente riportato in homepage in base all'elenco delle è la miglior fotografia di Milano, che potete avere, secondo me. Cioè, non c'è, e lo dico da giornalista, da direttore di Milano News, non c'è portale in questo momento che possa forse darvi un'immagine di Milano migliore di quella di Partecipami, un'immagine fatta da voi, quindi, cioè, che la state costruendo voi, ma con proposte, con dibattiti, con discussioni costruttive, insulti, con piagnistei, con le solite lamentele ininterrotte che non finiscono mai in nulla. Esatto. Non sarà facile sicuramente gestire prima una roba. Non è facile, appunto.
ma dopo un'esperienza appunto di un quarto di secolo, direi che a me viene facile, naturale. Un quarto di secolo, insomma, non è, suona bello impegnativo. E la passione di 25 anni fa è ancora attiva, e sembrano addirittura che i tempi adesso siano ancora più maturi rispetto appunto a 25 anni fa, perché nonostante i social network c'è sempre più bisogno di valorizzare una partecipazione allora, civica. Che dire, civile. Lunga vita partecipi davvero, buon grazie. Compleanno per i 25 grazie. Anni. Ricordiamo bene allora il sito internet è partecipami.it, pulito. Li trovate anche su Facebook comunque, perché appunto diciamo c'è il canale, social network, la pagina. È buono sia il bene che il male, quindi insomma si può benissimo trovare tutte le informazioni anche sui social network in modo da poter poi seguire. Quello che vi diciamo, insomma, da dire, ve lo chiedo anch'io col cuore in mano, è partecipate, cioè non andate solo a leggere, andate solo a sponsorizzare la saga della vostra associazione, no, andate a partecipare e a far vedere che Milano è costruita dai milanesi, come poi spesso volentieri infatti succede, abbiamo tantissimi comitati di quartiere che ci ascoltano, ma io veramente darò questa dritta a tutti quelli che adesso poi mi contatteranno, mi diranno, no, ma sei su partecipami, no, loro non sanno neanche a parlare. Cioè. E io non posso che auspicare una sempre maggiore sinergia tra All News 24 e partecipami. Ma grazie mille a voi, davvero. Davvero. Allora io ringrazio tantissimo Oliverio Gentile della Fondazione RCM Rete Civica di Milano, grazie mille davvero Oliverio. Grazie a voi. Complimenti, buon lavoro, sono piaciuto il resto del gruppo, grazie. Insomma fate facendo un grandissimo, grandissimo lavoro. Grazie. Grazie mille anche a tutti voi che ci avete seguito. Good Morning Milano torna domani come sempre qui in diretta, domani seguiteci perché domani non siamo qui in studio, siamo in un bellissimo posto a farvi vedere qualcosa di veramente veramente formidabile. Grazie mille, arrivederci, a domani.